Già si fanno calcoli per il prossimo anno scolastico rispetto al personale ATA. E la CGIL ha fatto dei calcoli, delle proiezioni sulla base anche dell'aumento che è ormai diventato costante in provincia di Modena degli studenti. E cosa è emerso da questa prima analisi? Ma è emersa una storia che purtroppo si sta ripetendo uguale a se stessa ormai da tanti, da troppi anni, il fatto cioè che a Modena aumenta il numero degli studenti, in particolare nelle scuole superiori. Quest'anno ne avremo 335 in più iscritti rispetto al numero dello scorso anno. A fronte di questi numeri però le dotazioni assegnate dall'ufficio scolastico regionale alle scuole per quanto riguarda il personale ATA, quindi collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, è un numero che noi riteniamo essere insufficiente. A oggi sappiamo che con l'organico di diritto ci saranno nelle scuole di Modena 2.218 persone, ne arriveranno ancora delle altre chiaramente con gli organici di fatto, ma la storia recente ci dice che i supporti, i rinforzi che arrivano a settembre non sono comunque mai sufficienti per supportare il lavoro che viene fatto nelle scuole. La stima che noi facciamo è quella che servono 2.600 persone nelle scuole modenesi tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici. Questo è il numero minimo che secondo noi dell'FLC CGIL di Modena può permettere alle scuole di funzionare bene e dignitosamente. Tra questi dati ce n'è uno in particolare che preoccupa, è quello relativo agli assistenti tecnici, che nonostante la vocazione anche tecnica delle scuole modenese, nonostante l'aumento degli studenti, rimarrebbero allo stesso livello. Con i numeri attuali noi avremo soltanto 2 assistenti amministrativi in più nelle scuole di Modena, soltanto 17 collaboratori scolastici in più nelle scuole di Modena e nessun assistente tecnico in più. Questo è un problema. Questo è un problema perché negli istituti tecnici, negli istituti professionali in particolare, ma anche nelle altre scuole, ci sono tanti laboratori che per funzionare hanno bisogno di personale specializzato, di personale formato per far funzionare quei laboratori e per permettere ai ragazzi, agli studenti di svolgere appieno le attività previste dentro quei laboratori. Il fatto che non ci sia una persona in più in tutta la provincia adibita, dedicata a questo tipo di attività, per noi è un problema importante.